bomba. Ciao a tutti ragazzi, sono Lollogenna in questo nuovo video su GTA 5 Online. Purtroppo hanno levato la neve. Certo che potevano lasciarla qualche giorno di più. Oggi vi voglio far vedere le modifiche della macchina uscita stamattina verso le 11, che è questa. No, non è un aereo, ma è una macchina. Eccola qui, Overflowed Outarch. Sembra una macchina abbastanza veloce, bassa, dall'estetica molto bella. Direi di prenderla. Prendiamola di questo giallo qui e aspettiamo che arrivi. Eccola, è arrivata. Ah, questo giallo sembra un po' come un arancione, però vabbè. Scusate, non ho sentito bene il rumore. Oddio. Zio! È bellissimo. Interni? Non male. Però c'è questo allarme che dà una noia, guarda, sparerei a quella macchina. Sentiamo. Oddio. Zio! Che bel suono! Andiamo subito a modificarla, cioè, che tenuta! No, questa sarà una macchina buona, buona. Sarà forse al pari della Wagner, della X21. Guardate, sono come quei prototipi che bassi bassi tengono la strada perfettamente. Andiamo a modificarla. È ovviamente della classe Super. Allora, armature, freni, paraurti, anteriore, accidenti, quanti sono? Ok, questi sono davvero belli, vediamo. E cosa cambia? Non cambia niente, fra un po'. GT colore 2, GT con canard. Questi cosi mi piacciono poco, ci metto questo. Diffusore carbonio. Sentite? Accidenti, come suona bene. Colore 1, colore 2. Così, colore 2. Motori, livello 4, marmitte. Doppia, in titanio. Ah, vabbè, in titanio. Doppia in titanio, carbonio, doppia in carbonio, che non sembra male. Alluminio, doppia in alluminio. Io ce la metto, ne voglio una in carbonio, perché cioè tutte le macchine ce l'hanno due, voglio un po' cambiare. Poi c'è queste righe, cos'è questo? Colore 2. Ah, là dietro, ok. Ecco, metto questi con presa d'aria, che sono belli, ma non con me. Colore secondario. Oh, cofani. Colore 2, standard. A mezzaluna. Perché a differenza? Boh, non la vedo. Così non è che mi piace tanto. Mettiamoci a mezzaluna. Colore principale. Clacson non ci sono. Ah, ci sono ancora quelli di Natale. Allora ci mettiamo il numero 3. Poi fari così. Ok. No, non voglio uscire. Targa nera. Verniciature. Eccola, vediamo. Possiamo farla di... No, cromato no. Metallizzato, bella nera. Ecco, io la metto di grafite. Con magari la perlescenza... Perlescenza panna. Oddio, che bella. Guardate che effetto fa alla luce. Colore secondario, no, fiera, però andiamo a vedere, tipo, ecco, così, perfetto, 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 porpora come colore secondario, minigonne,
colore 1, colore 2, accidenti, in carbonio, così. Spoiler, adesso ci saranno degli spoiler giganti. Ok, ok, ok. Accidenti questo. Sapete così a cosa assomiglia? Assomiglia un po' all'acqua in X-Egg da dietro. E quindi di conseguenza assomiglia un po' anche all'Entity. Però no, voglio metterne uno piccolo così non ho problemi a guidare. Tipo questo. E un'altra cosa che ho notato è che se con altre macchine, se mettevi uno spoiler, ti dava più tenuta, trazione. Qui invece non ti aumenta niente perché di trazione ha 5 tacchi che è il massimo. È tanta roba. Quindi io ne metto uno piccolo. Ecco, ci metto questo, Aggressor colore 2, molto bello. Sospensioni ancora più bassa come macchina, turbo, ruote. Ma sono belle così. Vabbè, ce le mettiamo di lusso, vediamo cosa si può trovare. Anzi, adesso le lascio così e poi le cambierò dopo, perché così sono davvero belle. Fumo, vabbè, rosso. Se lo trovo, eccolo qua. Poi finestrini leggermente oscurati. E abbiamo finito, anzi, andiamo a mettere i LED. Ultima cosa. Sono qui. Rossi, se li trovo. Eccoli, vai, usciamo. Sentiamo che rumore farà. Siete pronti? Accidenti. Proviamo ad andare un po' in prima persona. Sentite? C'è un'accelerazione subito al gas. Adesso tiro, 3, 2, 1, via. Accidenti, che tenuta. Guardate, con le ruote standard. Ma velocissima, raga. Cioè, guardate qua. C'è anche una buona velocità. Guardate la tenuta. Va davvero bene. Sentite poi il rumore è bello. Come la Wagner. Sentite sotto questa galleria, sotto questo tunnel. Sentite che bel rumore che fa. Ora faccio questa curva senza frenare. Ma guardate. Andiamo in autostrada a provare a velocità massima, vai. Guardiamo, quanto fa di velocità massima. Quanti sono? Sono quasi 200 miglia. No. Infatti andiamo forte. Ecco, adesso sono 200 miglia. Va forte, eh. Poi quando io voglio fare una curva, guardate come è stabile nella strada. Cioè, una macchina normale avrebbe già fatto un testacoda. E quindi raga, dopo avervi fatto vedere tutte queste modifiche, le modifiche della macchina, il rumore, l'estetica, gli interni, la velocità massima, sentite. È davvero un bel suono, penso che la userò nelle gare, però ovviamente con le ruote fuoristrada perché ha una maggiore stabilità, anche se così è bellissima, guardate, con questi cerchioni. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto. Non so se faccio uscire prima questo video oggi
di martedì, o un altro che è quello della macchina uscita gratis per chi faceva l'accesso al 25. Ora guardo e niente, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video. Guardate come sgoma la macchina.